Si è concluso in serata a Pescara il vertice regionale dell'unità di crisi anti-Covid. Presente all'incontro anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. L'Abruzzo con indice 1.05, indice RT, resta in zona arancione. Il presidente Marsiglio ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole. In pratica in aula si tornerà dopo le vacanze di Pasqua. Restano le restrizioni per l'intera area metropolitana Chieti-Pescara, ma di questo e anche per gli ultimi dati sul bollettino odierno sulla diffusione del Covid in Abruzzo abbiamo in collegamento Antonella Micolitti, che saluto. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8. Diego Martelli ed io ci troviamo proprio sotto l'assessorato regionale alla sanità, dove si è svolto un vertice, il vertice di venerdì. La notizia è che la cabina di regia nazionale ha confermato il colore arancione per la nostra regione. L'altra notizia, lo ascolteremo dal presidente Marsiglio, è che le scuole resteranno chiuse almeno fino a Pasqua. Ma prima di ascoltare l'intervista al presidente della regione, voglio rendervi noti i dati per questo 12 marzo. Andiamo a leggere i positivi, che sono più 515 su 7.206 test di età compresa tra 4 mesi e 96 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti purtroppo registra 11 nuovi casi e sale a 1.883. Più 492 sono i guariti rispetto a ieri, per un totale di 44.653. Invece gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12.910, più 12 rispetto a ieri. Andiamo a parlare del tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, che è pari al 7.1%. La pressione sugli ospedali: 652 pazienti, meno 9 rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 92 più 1 con 11 nuovi ricoveri in terapia intensiva, e poi ascolteremo anche il professor Parruti, mentre gli altri 12.166 più 20 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Ancora una volta le province nelle quali si confermano più casi di positività al Covid sono quelle di Chieti e di Pescara, ma sale il numero dei contagi anche in quella di Teramo. Vi dicevo dell'intervista che abbiamo realizzato poc'anzi alla fine della riunione al presidente della regione Marsiglio, il quale ha parlato di scuole, ha parlato anche di eventuali restrizioni, nuove restrizioni per i comuni, ma anche di rischio moderato per l'Abruzzo, e dunque lo ascolteremo tra breve, e della campagna vaccinale dei vaccini. Ha detto: se i vaccini non arrivano noi non possiamo vaccinare, abbiamo fatto l'accordo con i medici di famiglia, ora stiamo aspettando proprio per vaccinare l'intera popolazione abruzzese, e si passerà, come sappiamo, dopo gli ultra ottantenni, cioè la vaccinazione per il personale scolastico e poi alle categorie più fragili. Ma io, Paolo, direi di mandare in onda lo stralcio dell'intervista che abbiamo realizzato e poi ti restituisco la linea, dando una buona serata a te e ai telespettatori di Rete 8. Purtroppo c'è un leggero aumento dell'indice R con T, che questa settimana sale leggermente nella sua media sopra 1, sta a 1,05, la scorsa settimana era 0,96, la coda minima è 0,99. Diciamo che se non fossimo una regione arancione, oggi paradossalmente questa, con il minimo RT a 0,99 e la classificazione di rischio moderato, la regione nel suo complesso sarebbe addirittura gialla, ma appunto rimane arancione perché già lo era. E per effetto del decreto legge che sta adottando il governo nella giornata di oggi e che entrerà in vigore lunedì, comunque fino a Pasqua saremo tutti arancioni per decreto legge. L'ordinanza verrà prorogata nelle stesse misure già presenti. Purtroppo non ci sono le condizioni per riaprire le scuole, anche il CTS nazionale e il quadro generale mostra che per la popolazione fino a 19 anni c'è una particolare incidenza ed incremento dell'incidenza di questo tipo di varianti che qui sono molto presenti. Quindi anche sentito il mondo della scuola, i sindacati, comunque c'è stato un confronto in questa settimana
Apriremo le scuole dopo la Pasqua, continuerà ad andare avanti in didattica a distanza. Le zone sottoposte, i comuni sottoposti a maggiori restrizioni, a cominciare dall'area metropolitana, avranno le medesime restrizioni, continuerà ad andare avanti la stessa disciplina. Ci sarà qualche modifica, qualche comune che entra, qualche comune che esce, di cui daremo a breve l'elenco preciso, quindi con qualche piccola modifica, però ci sarà appunto, continueremo ad avere questa zona, particolarmente nell'area metropolitana, che continua ad essere la più colpita. È un'area che ha un'incidenza molto superiore a 250 su 100.000 abitanti e quindi è necessario continuare. Ci saranno altri comuni che entreranno in zona, per così dire, rossa? Sì, ripeto, ci sarà qualche modifica rispetto all'elenco dei comuni, ora adesso no, perché non li adesso devo definire l'ordinanza, quindi a breve avremo una comunicazione ufficiale.